Buonasera a tutti amici di Marco e Betty. Allora, stasera vi prepareremo una ricetta buonissima, fresca, perché secondo me si può mangiare anche fredda. Fredda e calda. Sono le melanzane imbottite. Andiamo a vedere quali sono i nostri ingredienti. Allora, due melanzane nere. Poi abbiamo sale, pepe, olio, tonno, pomodorini, cipollina di Tropea. Scusate, è volata una foglia di basilico, mozzarella e basilico. Tonno naturale o all'olio d'oliva? Io uso sempre, quasi sempre, l'olio d'oliva. Ma va bene Sì, entrambi. anche quello è naturale. Allora, ho preparato. Scusami, Sì, dimmi. No, e la forbici? le forbici Le forbici? servono. Ne sono servite per altro. La devi smettere. Allora, ho preparato una piccola teglia perché ne farò solo due. Le mangiamo una io e una Marco. Quindi una io, amore. Va, una e È mezzo, dai. buonissima come ricetta. Allora, togliamo tutto. Facciamo spazio. La prima cosa da fare, vedete, ho preparato un batticarne. Hai La melanzana l'ho sciacquata. Ovviamente non levo neanche la parte iniziale. La mettiamo al forno perché andranno al forno. Ok. Come si fa? Bisogna battere la melanzana, cioè farla ammorbidire. Quindi la dobbiamo andare a battere per bene. Continuate a fare così e lei si ammorbidisce all'interno. Ok. Dopo che abbiamo fatto questa operazione, quindi non va, l'ho lavata prima, quindi non va assolutamente tagliata in alcun modo. Prendete un coltello, io uso sempre questo col manico blu, e facciamo un'incisione nella melanzana. Ok. Chirurgica. Sì, bravo. Ingrediente segreto? Le nostre melanzane imbottite. No, no, Perché? le forbici Le che forbici. non usiamo. E cercate di allargare, a parte che è già morbida, si Ok. allarga. E la Ok. prima cosa da mettere è il sale. Andiamo a salare. Ok, abbiamo messo solo un pizzico di sale. Ok, la stessa cosa viene fatta con l'altra. Ok, Ok. Ok. le faccio in contemporanea così le guardate Quindi tutte e si taglia a due. metà, Si naturalmente già incide. l'abbiamo battuta. Ok. Certo, è già morbidina. Ok, e si va allargando. Allargatela con le mani. E mettiamo un po' di sale anche qui. Ok. A questo punto le mettiamo un attimo da parte e andiamo a fare il nostro condimento. Ed è tutto lì il segreto della melanzana imbottita. Allora, con che cosa inizio? Inizio con i pomodorini. I pomodorini vanno fatti in quattro, non in due. Quindi così e così. Dopo che li tagliamo in quattro, li andiamo a tagliare piccoli piccoli. Deve essere tutto piccolo. Io li faccio così, guarda, senza forme geometriche, che mi sbrigo prima. Proprio va tagliato piccolo piccolo. Esatto. Quanti ne tagli? Per Ma io due melanzane. almeno 8. 8 li taglio, sì. Ok. Allora, ragazzi, io ho tagliato, diciamo che cos'erano, un 4 pomodori, 4, no, scusate, un 8 pomodorini, e va bene così anche perché ci sono gli altri ingredienti. Ok, finiamo con questi due e ho finito. Perfetto. A questo punto andiamo a mettere la nostra cipollina, sempre piccola piccola, che è tenerissima, questa di Tropea che io adoro. Con la rossa. Cipolla rossa, sì. Andiamo a fare piccola piccola. Alessia proprio decisamente non la mangerà, anche se è molto gustosa. Queste melanzane vengono gustosissime. Ok, cipollina piccola. Tutta. Ma gioia è per noi due, quindi io ne metto abbondante, che tanto la Ok. cipolla fa bene, poi a noi due piace. Ok, abbiamo messo pomodoro e cipollina. Scusate se faccio questa piccola cosa che mi è venuta in mente, mi viene sempre in mente e ora lo vorrei dire. La signora che ci ha regalato le presine, ho visto che sono con le nostre sigle, Betty e Betty e Marco. Marco, Ci ho sì. Oppure fatto caso solo oggi, insomma, mi pareva carino dirlo. voleva dire bravo Marco. No, No? non credo, Betty e Marco. Allora, andiamo avanti. Abbiamo messo cipollina e pomodoro. Andiamo a mettere il nostro tonno. Ragazzi, una bontà fatele. Mi dispiace, dobbiate accendere il forno, però pazienza. Andiamo a girare. Ancora non Ok. hai condito né sale Niente, né olio. ancora niente. Andiamo a mettere la nostra mozzarella e io ho comprato quella sbriciolata, ma gliela andiamo a mettere tutta, così viene bello bello gustoso. Mamma Mescoliamo. che bontà. Già io Vitamina. me lo immagino.
tutto questo qui dentro al forno già me lo immagino. Eh sì, viene molto molto gustoso. Soprattutto... Ovviamente, scusami Gioia se ti interrompo, dentro possono mettere quello che preferiscono. Andiamo a mettere un po' di basilico. Dice che il basilico non si taglia con il coltello, però io l'ho sempre fatto e continuo a farlo. Ok, sempre piccolo piccolo. Mamma che odore. Io ci metterei una fetta di carne pure. No, amore, mangiamo le verdure che ci fanno bene. E poi piacciono molto anche ai nostri amici. Vero. Ok. Abbiamo messo anche qualche foglia di basilico e mescoliamo. A questo punto andiamo a prendere un pizzico di sale, non troppo perché ne abbiamo messo un po' nella melanzana. Andiamo a mettere del pepe o peperoncino, quello che preferite. Andiamo a mettere un giro d'olio. Ok, mescoliamo. Guardate che bontà, mi viene voglia di mangiarla così, sinceramente, però sembra un'insalata. Non si può. Esatto. Ok, scusami, prendo un cucchiaio. Allora, teglietta, che ho preparato quella piccola, un filo d'olio, lo spargiamo in tutta la teglia e andiamo a riempire le nostre melanzane. Quindi, cucchiaio. E andiamo a farcirle. Mettiamone più possibile dentro, così viene bella piena. Mamma, guardate che bontà. Ma qui praticamente una io una tu ci saziamo da morire. Certo, Gioia, è bella ripiena, eh. Anche perché c'è il tonno, questo schiacciamolo. Un po' di pane e la cena è fatta. E viene buona, non è una cena pesante, sono tutti ingredienti leggeri. Questa è la prima. E l'andiamo a mettere qui. Che meraviglia. Eh sì, e questa è la seconda. Che meraviglia. Le cose che ti fa Betty, eh? Vita mia. Ma tu sempre cose buone fai. No, non è vero. No, è vero. Ma non è vero, amore. Dopo, ok, stiamo riempendo la seconda. Facciamola bella piena. E schiacciamo sempre un po', col cucchiaio. Quello che rimane. Quello che rimane si può mangiare, io certo. Mangio. Ma che ti mangi tu, amore? Come? Cioè, lo puoi mangiare. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che è come i bambini? Uguale. Ma io vado a risparmiare, non butto niente. No, amore, lo so, nemmeno noi buttiamo, nemmeno io butto. Ok, questa è la seconda, guardate che grossa. Potete prenderle anche più piccoline, Mettiamo a questo punto solo un filo d'olio sopra. E torna la melanzana. Andiamo a infornare almeno per 30 minuti, 180 gradi, 170 gradi. Facciamole cuocere. Domanda, forno ventilato o statico? Forno ventilato, 170-180 per almeno 30 minuti. La melanzana deve cuocere, Quindi facciamola cuocere piano piano. Guardate che sono belle anche a guardarle così. Sì, io girai da già due morsi, sembra un panino imbottito. Ok, andiamo a infornarle. Allora amici, le nostre melanzane imbottite sono pronte e sono una delizia. Mamma mia, che bontà. Buonissime, hanno cotto 30 minuti. Una delizia. Buone, a parte il condimento dentro che è tutto quello che poi fa la melanzana. Buonissimo. Spero che vi sia piaciuta la nostra ricetta, scrivetemelo nei commenti, siete meravigliosi. Ricordiamo a tutti giustizia per la nostra piccola Bea. Un bacio, a domani con la nostra ricetta. Buona cena. Ciao.